La grandissima vittoria di Giana, con la Giana, quella è stata una vittoria molto molto importante, prima di tutto, perché venivamo da una partita dove volevamo rifarci e su un campo difficile. Oggi mi sembra che ha vinto 2-0 contro la Juve, questo la dice lunga. E la grande attenzione che ci abbiamo messo nel preparare la partita, anche se in modo veloce, la grande partecipazione dei ragazzi e soprattutto la voglia sempre di andare a fare qualcosa in più. Perciò credo che tutto sommato abbiamo fatto noi le nostre occasioni e devo dire che il nostro portiere due o tre parate importanti le ha fatte. E questo è la forza di chi, o come volete chiamare, la fortuna di chi sa di crescere. Allora, io dico che siamo una squadra forte, ma dobbiamo alzare determinate cose. E oggi Marone ha dimostrato che un gran gol di Monachello vale come la sua parata, perché in effetti su un paio di situazioni, poi abbiamo giocato contro una squadra che palleggia molto bene e ci ha messo un po' in difficoltà, come noi quando riuscivamo a ripartire, riuscivamo a fare quello che siamo, abbiamo messo in difficoltà loro. Finale in sofferenza ovviamente per un discorso fisico. Questo è un grande problema. Decenco, per esempio, è di nuovo fermato, non so cosa sarà, mi auguro che niente di importante, però io metto in preventivo anche il rischio, perché purtroppo ne parlavo anche con Carmine, lui ne ha avuti 4-5, noi ne abbiamo avuti 19, perciò ci siamo ritrovati una settimana fa tutti insieme. E quando c'è bisogno poi ce l'hai, il giocatore va dentro anche quando non è in una condizione giusta e può capitare quello che è capitato a lui. E questo per noi deve essere una grande... Il nostro grande lavoro adesso è sì preparare le partite, ma cercare di non sbagliare determinate cose, ma con tutte queste partite ravvicinate come fai? Adesso abbiamo una settimana, due giorni che stacchiamo tutti la spina perché ne abbiamo bisogno. E poi da martedì cercheremo di preparare una grande partita contro una squadra fortissima come la Juventus. No, sono contento per i tifosi, sono contento per... ho visto facce felici nello spogliatoio di gente che sa che sudare e sacrificarsi insieme equivale poi a divertirsi, e questo è un po' il motto che vogliamo portare dentro, che abbiamo portato nello spogliatoio e che ci aiuta anche nei momenti di grande difficoltà. Soprattutto in momenti difficili abbiamo ritrovato un pubblico, insomma, almeno sì, caldo. Sì. Ecco. Poi sotto quella porta lì, anche contro il Legnago, che abbiamo vinto 2-0, abbiamo avuto tante cose, sarebbe bello cominciare a far gol anche di là, perché poi di là l'abbiamo fatto solo in casa con Piovanello, Decenco e Galigani erano i giocatori che dovevano cambiarci la partita in certe situazioni. Poi abbiamo avuto delle difficoltà, perché Paudice anche lui era fermo. Grande prestazione, perché per intensità, per applicazione, per attenzione e per voglia di andare a far gol. Io non so se era fuori gioco questo, ma non è. E quando un attaccante come Monachello dice che è la prima volta nella sua carriera che segna due gol a porta vuota, vuol dire che la squadra ha un'identità ben precisa e riusciamo a arrivare dove serve per arrivare per far gol. Queste sono cose che danno forza.